Spesso si pensa che si fotografa con gli occhi, mentre in realtà uno degli strumenti più potenti che secondo me ha un ritrattista è la voce. Attraverso la modulazione della voce, attraverso la conversazione, anche un po' di mimica facciale, attraverso delle pause. Non ho un metodo che applico a tutti nello stesso modo. Cerco di sviluppare una sensibilità che mi porta a avere accesso ad alcune caratteristiche delle persone che non sono immediatamente accessibili. Sono emozioni forti, molto inquietanti. Queste grosse maschere forse stanno a indicare proprio questo, quelle di toglierle via le maschere, di essere noi stessi semplicemente. I clown non mi sono mai piaciuti nella vita, neanche da piccolo. Quindi mio padre mi portava al circo, ma io avevo ansia. Fanno immergere molto, grazie anche agli attori che sono molto molto espressivi. Al contrario, invece, vedendolo esorcizzo quasi, quindi l'ansia poi diventa arte e la cosa va bene. Questo è un lavoro che iniziavo tantissimi anni fa. Io lo definisco quasi un percorso perché cresce con me. Ho sempre avuto un grande amore per la figura del clown. Un giorno ho provato a farmi un autoritratto mascherato da clown e il non riconoscermi, ma nello stesso tempo vedere un me diverso che aveva voglia, attraverso questa maschera, di esprimere qualcosa di vicino probabilmente alla mia sensibilità, ha fatto intuire che poteva essere uno strumento di liberazione, non qualcosa che serve a nascondere. E ho visto i miei soggetti trasformarsi, nel senso che nel momento in cui avevano una maschera iniziavano a performare in maniera completamente differente, concedendomi delle cose che non mi immaginavo. Non ho mai in questa serie creato un bozzetto, qualcosa che fosse già preparato a monte. Sono delle immagini che vivono di quelli che sono la morfologia, i tratti delle persone, le rughe, quindi tutto ciò che mi dà l'idea di poter trasformare la persona in un'altra persona, che in realtà è l'alter ego per ognuno di noi. Quando la guardi negli occhi trasmette quasi nudità. La persona si avvicina, attratta dal trucco, poi rimane attaccato a vedere l'anima di queste persone e quasi viene la curiosità di scoprire che cosa c'è dietro la maschera. A mano che abbiamo iniziato da Happiness, che è stato il primo ad andare avanti, ha avuto in pieno questa sensazione, proprio ormai di non doversi più neanche parlare per trasmettere sull'opera l'idea. Alla fine della costruzione di ogni make-up, quindi quando l'attore era pronto, dopo aver scattato, le parole di ognuno sono state: come hai fatto a tirare fuori la mia parte più segreta. Io vivo sempre questo momento intuendo una possibile sceneggiatura, ma sono sempre aperto all'attorialità inaspettata dei soggetti che fotografo. E quando mi danno qualcosa che magari trascende anche quella che era la mia idea iniziale, lo registro con piacere e mi godo la performance come se la godranno le persone che guardano le foto. Per cui amo essere meravigliato anche quando scatto. Non sempre riesco nel mio intento, il fallimento fa parte del percorso. Un ritratto si fa in due e quindi è un incontro, è una mediazione, è un tentativo di portare l'altro verso qualche cosa che magari era inaspettato. Alla fine questi sono dei generatori di emozioni. Make the crooked places straight. We no longer live by bread alone, by the inner grace.
diventa un momento di libertà, perché ci permette di esprimerci, perché ci sentiamo proprio protetti da un viso che è quello che ci hanno disegnato addosso. Vederli tatuati su più di 30 persone su Instagram, pensare che qualcuno si porti sul corpo, sulla pelle per sempre una mia fotografia, insomma, è stato qualcosa che mi ha colpito, che mi ha lasciato anche il segno e che mi ha fatto anche percepire in maniera diversa la mia serie. Più di una volta, sentendo l'interpretazione di qualcun altro, quell'interpretazione era tale da trasformare il modo in cui vedevo la mia stessa opera e di farmela vedere con un occhio diverso. Questo è bellissimo. Alla fine è sempre un incontro, uno costruisce delle opere per poter fare una conversazione, no?